haul di Natale, ma anche no. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, bentrovati e ben ritrovati in una nuova haul. C'è stato un altro weekend a separarci e nuovi acquisti hanno caratterizzato le mie giornate, acquisti che sono un po' personali, un po' natalosi, coniamo termini nuovi, dopo petaloso oramai tutto finisce in oso. Allora, sì, il Natale sta arrivando prepotentemente nelle vetrine dei negozi, finalmente si affacciano le prime cose, Natale Ikea è sbocciato e anche qui a Catania sono sbocciati tanti altri piccoli Natali di varie realtà locali e io non posso esimermi dall'andarli a visitare. In questi giri per Natale però si incontrano anche cose che col Natale non hanno nulla a che vedere, che magari servivano e quindi uno li compra. Cominciamo proprio da un acquisto di questo genere. Ne ho comprati due, ve ne faccio vedere solo uno perché già l'altro è stato utilizzato, lo sto utilizzando. All'OVS ho ricomprato il Quick Dry della Pizvai. Questo prodotto, se avete visto già il video dei prodotti finiti, ve ne ho già parlato ampiamente, è un prodotto ottimo, low cost per l'asciugatura dello smalto. Non sto vedendo se c'era lo scontrino. Non c'è prodotto low cost migliore che io abbia trovato in giro. La caratteristica che di questo prodotto mi fa veramente impazzire è che non lascia le mani unte, quindi evapora dopo pochi secondi dall'averlo spruzzato, vi fissa e secca lo smalto in 4,48. Ottimo prodotto a circa 3 euro, buono. Continuiamo con la cosmesi e poi passiamo al Natale. Sono passata da Kiko e ho comprato due matite per gli occhi. In questo periodo mi piace un po' il trucco luminoso. Oggi mi vedete una matita matte sotto l'occhio perché non ho voluto utilizzare queste, ma non vedo l'ora di utilizzarle. Ho comprato l'Intense Color Long Lasting Eyeliner, che io invece userò nella rima inferiore dell'occhio, ed è una matita bellissima. L'ho presa nella colorazione 03, eccola qua, si presenta con matita temperabile da un lato e sfumino dall'altra, eccola qua, e il colore è davvero meraviglioso. Guardate cos'è, un bronzo rame marrone con delle micro perlescenze, delle micro pagliuzze impercettibili, quindi non hai glitterazzi, e poi dall'altra parte lo sfumino per tirare, se volete, il colore. Molto molto bella. Il costo di questa matita è di 5,20 euro. A 4,90 euro ho preso il Long Lasting Stick, che è un ombretto in pennarello, diciamo in stick appunto, che io non userò come ombretto ma che uso come sempre per la rima inferiore degli occhi. Un nocciolo un po' brillante, lo 04. Ve lo faccio vedere accanto all'altro, si presenta così, tra l'altro l'avete visto da poco nei prodotti finiti, vedete, è più freddo come colore dell'altro, è più freddo ma sempre caldo, è molto molto bello, molto morbido. Questi si fissano e non si schiodano più dall'occhio, sia quella di prima che questa, sono dei contorno occhi veramente veramente affidabili. Questo però viene venduto come ombretto. Continuiamo con il make up. Per far condicio sono passata anche da Wycon e da Wycon mi sono concentrata su un prodotto che guardavo e posavo. È una cialdina per ombretto, la numero 17, non ha un nome, si chiama proprio così, numero 17, ed è questo color terra di siena bruciato, questo color appunto bruciato. Vi faccio vedere la scrivenza, molto molto bello, un colore molto caldo, molto aranciato, molto terra di siena, che
mi piace tantissimo in questo periodo e che si accorda molto bene con le matite di qui sopra. Naturalmente bisogna avere però la palette per accogliere la cialdina che viene venduta libera. È costata 3,90 euro, quindi neanche tanto. Con lo sconto del 45% da 12,90 io l'ho pagato 6 euro e qualcosa, 6,90 euro, ho comprato questo nuovo pennello duo fibra. Nei prodotti finiti avete visto che ho dato fondo a quello di Kiko, ho preso questo di Wycon. Devo dire che le fibre non sono meravigliose, si sente che sono molto molto sintetiche, ma a me quello che interessa di questo pennello più che altro è la densità. Anche questo, come quello di Kiko, perde peli, quindi se lo comprate per il fondotinta non ve lo consiglio affatto, però io lo uso come pennello che faccia fondere insieme le varie polveri, cioè io dopo aver steso le polveri do una mano di pennellata per riscaldare i prodotti tra di loro e fonderli insieme, quindi non creare stratificazioni ma creare poi un fondo unico ben messo sul viso con delle sfumature molto molto lisce, molto senza stacchi netti. Ecco, diciamo così, e per questo lavoro diciamo che le fibre vanno anche bene perché sono anche abbastanza morbide. Che dire, se fosse costato di più non l'avrei preso, ma a 6 euro si poteva fare e penso che lo sfrutterò come l'altro per i prossimi anni a venire e poi alla ricerca di un nuovo pennello duo fibra. Vi faccio vedere un acquisto modaiolo e poi passiamo subito al al Natale. Li ho presi da H&M un paio di guantini molto 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 carini, 19,99, sono in pelle e sono molto belli, dentro sono in lanetta che poi è acrilico e fuori invece sono assolutamente in pelle e sono molto eleganti e molto belli. I miei nuovi guanti neri mi piacciono un sacco. Da Benetton ho comprato un paio di pantaloni, questi qua ve li faccio vedere, sono un paio di pantaloni con la gamba, con la piega sulla gamba, che cadono abbastanza aderenti a sigaretta, sono questi qua. Così, la fantasia che ho scelto è un principe di Galles piccolissimo, minuscolo, vedete? Me li avete visti indossare nella trasmissione Tempo e Denaro su Rai 1. Ho scelto questo outfit un po' bon ton, con questo pantalone che non fosse troppo stretto e che cadesse un pochettino, comunque scostato seppur accompagnasse la gamba, e questo è costato circa 60, li trovate, vi metto il link qua sotto del sito di Benetton da cui li ho ritirati. Insieme a questo pantalone ho accoppiato questa camicetta, anche questa di Benetton, sui 50 euro anche questo è il prezzo, molto carina, bianca, lenta, io l'ho messa dentro il pantalone, infatti la vedete spiegazzata, con la manichina un po' così che accompagna il braccio senza stringerlo, senza colletto, fermata con dei bottoni davanti, ma non aperta fino in fondo, un po' alla coreana, diciamo così, molto molto fine e carina. E quindi questi i miei acquisti modaioli per questo mese. Adesso passiamo al Natale, c'è un po' di roba per il Natale. Cominciamo con il Natale IKEA. Natale IKEA che è esploso, molto carino quest'anno il Natale IKEA, non adatto al mio albero, però molto carino. All'IKEA c'è sempre però qualcosa per le case di tutti e così ho trovato anche le sfere che andassero bene per il mio albero. Quest'anno ho scelto dall'IKEA l'oro, queste bellissime sfere di vetro rosse, tutte con lavorazione zigrinata all'interno. Ed ecco qua come si presentano. La lavorazione sta appunto nella posa del vetro che dà queste pieghe. La palla è perfettamente tonda, quindi non è a spicchi, però l'interno
è zirinato tutto così e fa questo bellissimo effetto che credo con le luci di Natale sarà stupendo. Queste due pallozze credo siano venute 6,99 euro. Sempre all'IKEA, sempre per il Natale, per i nostri caffè, ho preso questo simpaticissimo vassoietto. Nulla di speciale, un vassoietto in plastica molto carino che ho preso, mi pare, a 2,99 euro. Molto molto grazioso per un caffè, nulla di che, giusto per lo spirito del Natale. Sempre all'IKEA, sempre in vetro, ho preso anche dei bellissimi medaglioni a forma di cuore. Questi li ha scelti mio figlio il romanticone, che me li ha voluti regalare, e so, mio figlio mi fa il regalo con i miei soldi, anche i vostri figli lo fanno, che mettono nel carrello le cose e poi ti fanno quella faccetta e dicono ma questo te lo voglio regalare io e quindi non puoi toglierli dal carrello. Veramente mi sono piaciuti, quindi non volevo toglierli, ma anche quando ti mettono una schifezza colossale tu li guardi e dici cosa faccio, abbandono alla cassa il pezzo oppure lo devo prendere? Perché a me capita spesso questo dubbio amletico. Questo è il cuore di vetro, sembra proprio una caramella, molto semplice, molto bello. Siamo noi tre, Enzo, mamma e papà, tre cuori e una cappa. poi abbiamo, ho scelto di prendere all'IKEA questi due nastri ornamentali, non so in cosa li userò, penso che troverò loro utilizzo su Arte per Te per qualche lavoretto creativo. Mi sono piaciuti perché sono un nastro che ha un'anima in fil di ferro, vedete? Quindi è modellabile e mi è piaciuto particolarmente, non si trovano spesso in giro e li ho voluti prendere e sono costati 1,50 euro a bobina. Sempre all'IKEA, ho sempre Winter 2016, ho preso anche questo nastro, questa cordicella rossa che non mi servirà per il Natale ma mi servirà per dei lavoretti per Arte per Te, ma già che c'era l'ho presa, è molto carina, credo 2,99 euro. Abbiamo preso anche un abete, è un abete vero? Sì, abbiamo preso anche una picea glauca conica, un alberello di Natale vero? Che buon odore, perché allora vi spiego, dovrei fare dei lavoretti su Arte per Te, quindi ho detto andiamo in montagna e prendiamo un alberello perché devo staccare qualche rametto. Invece sapete che ho pensato? Di liberare uno di questi poveri alberi. Cosa ho fatto? Ho preso l'alberello, poterò qualche rametto, ma proprio lo poterò bene ad arte senza fare male a questo alberello, e poi con Enzino quest'anno, prima della vigilia, andremo a piantarlo nella nostra casetta di montagna, in modo da avere un nostro albero di Natale che ha piantato Enzo, avrà una vita nuova insieme a tanti amici alberi, una bella vegetazione, sarà l'albero di Enzo. L'ho voluto prendere perché questi alberelli che mi fanno una tenerezza, questi adesso la gente metterà le lucine, appassiranno, moriranno tutti, mentre questo bebè viene in montagna da noi. Però prima devolverà qualche rametto alla causa creativa di Arte per Te, così sarà anche parte del vostro Natale. Bene, ultima cosa che ho comprato, questa l'ho presa in un negozio di Aci Reale che si chiama Alfea, che vi ho linkato anche sulla pagina Facebook per tanti anni, è quello dove feci video di Natale 3 anni fa, è un negozio che mette su Natalandia, si chiama, un villaggio di Natale dove si fanno appunto show, dove si fanno acquisti di Natale, e quest'anno da loro ho preso 6 sfere di vetro. Qua sono stata molto 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 basic e anche anni 80 devo dire nel colore. Ho preso queste palle di vetro soffiato, queste tipo bolle di sapone così molto lucenti, e ho preso questo oro ricco, non so se riuscite a vedere, ecco questo è il colore, questo oro ricco quasi arancione, molto anni 80 mi ricorda questo colore, sono delle belle palle grosse, ne ho prese 3 di questo colore e 3 super classiche rosse. Ve le faccio vedere da vicino. E questa.
Ognuna di queste pallotte però è costata 3 euro, quindi non sono costate pochissimo per essere così lisce, ma neanche tanto, diciamo un costo nella norma, nella media. Ovviamente sia IKEA che questo, tutto rigorosamente made in Cina. Ormai va così, purtroppo. E, del resto, il prezzo basso è dettato, credo, anche da questo, purtroppo. Bene, basta. Allora, continuiamo il nostro viaggio insieme. Noi ci rincontriamo sempre qui per il prossimo video. Come sempre, grazie per avermi tenuto compagnia e grazie per volermi anche in questo splendido periodo dell'anno, che è quello della preparazione al Natale. Ci vediamo al prossimo video. Un grande bacio, ciao! Ciao a tutti e benvenuti all'estrazione dei lipstick e delle matite puro bio. Per 3 di voi la fortuna sta per bussare alla porta. E allora, i commenti arrivati sono 262. Io estrarrò una di voi, vincerà la persona che ho estratto, la persona precedente e la persona subito dopo. In modo quindi che 3 persone mi siano molto semplici da contare e del tutto casuali. Conterò soltanto i commenti principali e non le risposte ai commenti. E sorteggerò con random.org. Ve l'ho detto, dal più recente al meno recente, e mettiamolo, dai. Allora, uno di 262, giusto? 262. Incrociate le dita. 239. Vado a vedere chi è la 239, la 240 e la 238, che sono le vincitrici. A dopo. E la 239 è Mikli 971. Non ci posso credere, Lucia, sei proprio tu la fortunata. Tra l'altro, con Lucia molto presto collaboreremo con Due Cuori Una Cappa. Fortunella, fortunella, insieme a te sono fortunate anche Giordana Panda, partecipo, ho sentito sempre parlare di questa marca, e Bia Biuca, bellissimi, toccherà fare un ordine il prima possibile. Non c'è bisogno, te lo mando io. E allora, ragazze, mandateci il vostro indirizzo sulla pagina Facebook di Ombretta e vi farò avere i 3 rossetti. Complimenti, sono contenta per le vincitrici e soprattutto non demordete, perché molto presto tornerà un nuovissimo giveaway, sempre proprio con puro bio. Grazie a tutte per aver partecipato e fortunelle, mandatemi l'indirizzo. Ciao!